Se frequentate il Mar Mediterraneo, già avrete visto le imbarcazioni di questo costruttore, Carnic. Se invece vivete in un paese lontano e non conoscete questi modelli, ecco l'occasione per presentarveli. Questa è la SL701. Tutte le Carnic sono studiate con molta attenzione e vengono costruite davvero bene. Cominciamo proprio da questa fase che è importante. La resina è di tipo vinilestre, la più adatta e la migliore per questa tipologia di scafi. I volumi vuoti sotto il pagliolato, quelli che non vengono usati come gavoni, sono riempiti di schiuma poliuretanica per aumentare la galleggiabilità in caso di falle sullo scafo. Ancora un dato tecnico, si chiama SL701, ma è lunga quasi 8 metri. Immaginate di essere a bordo con la vostra famiglia o con i vostri amici. Tutti si sentono tranquilli, rilassati, comodi, perché le murate, guardate quanto sono alte, e la battagliola sale verso prua sino alla delfiniera, proteggendovi e accompagnandovi se dovete scendere oppure tuffarvi. L'area social prodiera conta 4 sedute e al centro possiamo montare un tavolo. Per il prendisole non ci sono scomode prolunghe da togliere e riporre nei gavoni. Qui sono già pronte. Ci sono schienali imbottiti, portalattine e 2 nicchie per gli altoparlanti che così sono protetti almeno un po' dall'acqua. I gavoni sono specializzati, uno per grandi borse, uno controstampato per il pesce o per le attrezzature per lo snorkeling. Plancia su 2 livelli, nella parte superiore il display di selva che fornisce tutti i dati dei motori ovviamente ma anche quelli degli impianti di bordo. Nella parte inferiore lo spazio per inserire un monitor che volete voi, a scelta, anche grande. 2 anche le pedane, ma quella superiore è quasi inutile, mentre quella inferiore poteva essere un po' più larga, non avrebbe comunque dato fastidio alla tibia. Belle le sedute di pilotaggio, con queste spalline che contengono il bacino. Una porta ci conduce in un locale che è di più di un semplice bagno. Ma c'era tutta questa roba in cabina? Il modulo cucina ha un piano da allestire a piacere, un lavandino e sotto lo spazio per montare una ghiacciaia portatile. Ma osservate il montaggio di questo modulo, ci fa capire che potrebbe essercene un altro. Lo scegliete sul web con il configuratore. E ora il pezzo forte di quasi tutte le Carnic, il pozzetto di poppa e le sue trasformazioni. Il progettista da bambino probabilmente giocava con i robot giapponesi. In azione! Ecco il risultato, delle sedute che si trasformano in quello che volete. Potete rivolgervi verso poppa, potete utilizzarle come sdraio e anche formare un grande prendisole. Anche qui a poppa si può installare il tavolo. Perché hanno messo le gallocce all'interno? Beh, per dare uno stile da yacht, con il passacavo e il posto dove riporre la cima. Siamo sul lago di Iseo, ma queste imbarcazioni vengono costruite a Cipro. Avete presente com'è il mare attorno a quell'isola? Ecco perché sono fatte per navigare anche in condizioni non ideali come queste. Ed ecco perché hanno un bordo libero che nemmeno a poppa scende sotto il metro di altezza.
L'esemplare che abbiamo in prova è stato equipaggiato con quasi la massima potenza. È un Selva da 225 cavalli in package con l'imbarcazione Carnic SL701. Al massimo si potrebbe montare un motore da 250 cavalli, ma questo comunque ci dà la possibilità di verificare due cose. Se l'assetto è corretto, anche con un motore così grande e conseguentemente pesante, e se la velocità che è possibile raggiungere con tutti questi cavalli è comunque un'andatura di piena sicurezza. Cominciamo proprio dalla planata e direi che è perfetta. La visuale rimane ideale, la prua non è troppo sollevata, il trim naturalmente è tutto basso, ma a 11 nodi siamo già in assetto planato. A prua lo scafo è molto stretto per passare bene sulle onde, lo sappiamo, a poppa invece è decisamente più aperto per permetterci di andare velocemente con un consumo molto contenuto. Tra 20 e 25 nodi navighiamo percorrendo 0,7 miglia con un litro di carburante, nonostante tutti questi cavalli. Fino a questa andatura di crociera intermedia non è necessario ritoccare il trim. Questo fuoribordo di Selva è in realtà costruito da Yamaha. Ha una cilindrata di 4169 centimetri cubi e nonostante questa enorme cubatura il peso è di solo 268 kg. È un 6 cilindri a V con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, iniezione elettronica del carburante e variatore di fase. Accelero e non tocco il trim, voglio capire quanto è facile pilotare questo scafo. Velocità massima di crociera 35 nodi a 4800 giri. Ecco, considerate che il trim è basso. Adesso proviamo ad alzarlo, vediamo cosa succede. Intanto in questa condizione vi dico che si percorre 0,45 miglia con un litro. E adesso, su col trim. Beh, così diventa più divertente guidarla. Prima era più sicura perché teneva immersa anche la prua, adesso stacca le sezioni prodiere e va più veloce. Abbiamo guadagnato un nodo, il consumo non è aumentato. E siccome mi sento sicuro, ancora un po' di gas. Ancora un po'. Ancora un po'. E vai col trim! Il lago oggi è meraviglioso, ma se ci fossero delle imperfezioni anche nella distribuzione dei pesi, in queste condizioni me ne accorgerei. 'Ho toccato una punta massima di 39 nodi e 4. E per quanto riguarda la domanda che ci eravamo fatti prima, beh, giudicate voi se è sicura anche a questa velocità. Se mi impegno a trovare la posizione giusta del trim, 41 nodi e 6 e la sicurezza totale.